Buongiorno, buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di A Casa in Forma, il programma di cucina targato 264. Lo vedete? È tornata a trovarci Valeria Santivetti. Ciao a tutti! Anche oggi non siamo nel solito studio, ma siamo tornati nuovamente nella mia cucina, perché è caso proprio di mettere le mani in pasta. E mettere le mani in pasta questa volta. Oggi facciamo una challenge. Ecco, che combiniamo oggi, Valeria? Dici un po'. Allora, oggi facciamo dei tortellini. Io e Manu proprio insieme a quattro mani, buonissimi ovviamente, con il ripieno di patate e speck e fuori conditi con radicchio e provola. Oggi se magna, esatto. Armatevi pure di carta e penna perché stiamo per dare la ricetta, vediamo pure la grafica. Valeria, di che cosa abbiamo bisogno per preparare questi tortellini? Allora, dici. Sempre per due persone, ovviamente per fare la pasta abbiamo bisogno di circa 200 g di farina e due uova. Poi abbiamo bisogno di 100 g di speck e due patate, diciamo, medie precedentemente bollite. Per il ripieno, un cucchiaio di parmigiano e un tuorlo d'uovo. Questo molto è il ripieno. Bene. Fuori metteremo invece il radicchio, diciamo io sono uno piccolino, quindi saranno un 80 grammi, un 100 grammi, e 50 grammi di provola. Perfetto, il radicchio, che pure il radicchio ci fa bene, Esatto, molto buonissimo. Buono. Io, a me piace tantissimo, sai, come al forno. Io non sono un amante del radicchio puro perché lo trovo un po' amaro. È un po' amaro. Però è un diciamo po' amaro. Nella pasta è una cosa. Nella pasta ci sta molto bene. Ad esempio, mi ricordo per il mio compleanno ho avuto una pasta a radicchio e noci. Buona. Non so se mi ricordo, eppure speck mi sa che c'era. Sì, può sì. essere noci. Radicchio, noci, era una pasta fredda però. Gorgonzola anche. Ci indovina chi l'ha preparata? Mamma. Beh. La chef di casa. Qual è la prima cosa che facciamo, Valeria? Allora, partiamo subito a far appassire il radicchio. A far appassire? Esatto, così lo facciamo. Vaporello. Così lo facciamo con calma e viene bello morbido. Okay, e come si fa ad appassire un radicchio? Allora, gli diciamo un sacco di parole brutte. Te lui si appassisce. Allora, prendiamo una bella pentolina, ci mettiamo l'olio. Esatto. Voilà, ecco qua. Ecco qui, olio extravergine d'oliva, mi raccomando. Esatto. Dopodiché prendiamo poi il radicchio. Il radicchio ovviamente lavato. Lavato, non l'abbiamo già lavato. Esatto. E lo facciamo quindi a pezzettini, a così. Sì. A striscette. È veramente una cosa soddisfacente sì, tagliare il radicchio, l'insalata, perché. Perché ti scarichi? Sì, sono croccanti, lo so, a me mi piace, sono delle verdure che mi piace tagliare. Questi rumori, ma sai che adesso ci sono tantissimi esatto. video su YouTube dove fanno proprio vedere questi video in cui ci sono i rumori. Non so se sì, ti è capitato sì. di sentirlo. Sì. I rumori più assurdi, sì. dà il rumore del phon, esatto. perché pare che rilassi. Una esatto. volta avevo una collega, pensate, che si rilassava proprio ascoltando il rumore del phon, si metteva le cuffie e poi mi ha pure detto che lo faceva sentire alla bambina per farla sì, addormentare. Sì, un sacco di bambini, sì, io ho anche un amico che fa addormentare esatto. il figlio col oppure, phon. Oppure ci sono dei video in cui c'è qualcuno che sgranocchia qualcosa. Esatto, che certe volte che è anche fastidioso. Esatto, ma io dico, ma non era fastidioso, invece adesso piace, queste dipende, sono le mode che cambiano. Dipende che, perché secondo me quando mastichi e hai croccantezza va bene, però quando fa altri rumori un po' meno, fastidio, un po' meno. Allora, fastidio. Abbiamo messo la pentola con un filo d'olio. Esatto. Accendiamo, ti piacerebbe? Si accende, vale? Usiamo l'altro. Guarda, guarda. Se no ci abbiamo l'arma. No, va benissimo questo. Va bene quello piccolino? Sì, ok, fuoco alto, fuoco medio, fuoco basso, basso fuoco basso. Dolce, fuoco aggressivo. E su chef ha per caso un coperchio? Un coperchio, subito, però devo mettermi lì. Olè, perché va coperto, Valeria? Sì, così fa vapore, quindi diciamo sì. No, vabbè, guarda, al primo colpo. Signori, preciso, al primo colpo, preciso. Ho trovato il coperchio. Il diavolo perché fa le pentole, non li Manu tanto. Ci mette i coperchi, ma non che mi sembra uno che. Questo lo togliamo? Questo lo togliamo, tieni, nell'umido. Olè, nell'umido, signori, perché comunque non ricicliamo. Bisogna riciclare. Cioè, bisogna esatto. fare la differenziata, Esatto. Attenzione. Poi abbiamo. Che facciamo? Passiamo al ripieno. Passiamo al ripieno dei nostri tortellini. Esatto. Che andiamo. Mettiamo? Patate. Quindi, quante patate servono? Sono due patate medie. Queste le ho sbucciate tutte io, Esatto. Precedentemente bollite. Sì. Ok.
prendiamo tutto. Che poi pure lì, ma quanto devono bollire le patate? Dipende da quanto sono grandi, diciamo certo. Che queste erano medie, 40 minuti va bene, diciamo, le vogliamo proprio morbide. Ma sì, ma poi c'è un discorso secondo me anche di pentola, di fuoco, insomma. Esatto, sì, assolutamente. Tutto un po', sì. tutto un po'. Allora, andiamo. Quindi, con allora, le patate le abbiamo fatte bollire con tutta la buccia? Sì, sì, sì. Con tutta la buccia, dopodiché le scoliamo, esatto. Facciamo raffreddare un secondo, le peliamo, esatto. Le facciamo a pezzettini con la forchetta, con lo schiacciapatate, com'è meglio? Schiacciapatate. Diciamo. Con lo schiacciapatate schiacciamo esatto. Le nostre patate, le mettiamo in una ciotola, devono essere fredde, mi hai detto? Sì, sì, perché sennò quando mettiamo l'uovo si cuoce, no? Dentro, quindi adesso okay. Sono fredde. Quindi devono essere fredde, dopodiché prendiamo un uovo intero, lo rompiamo, lo mettiamo all'interno e con la Marisa. Esatto, Marisa di Manuel. Giriamo Marisa di Manuel, esatto. Sembra una parente. Giriamo il tutto. Guardate qua che bello questo esatto, giallo tra l'uovo e le patate. Un purè, diciamo. Esatto, sembra quasi un purè. Ma tu lo fai il purè? Io non l'ho mai fatto. Buonissimo. Lo sì, fai? Sì, sì. Con latte sì. Che ci metti? Sì, latte, un po' di burro. Leonardo piace tantissimo, la noce moscata. Attenzione, che cosa hai messo? Lo speck. Precedentemente tagliato a dadini. Tutto eccolo qui a fettine, uniamo quindi il tutto. Questa è una ricetta molto trentina. Sì, è vero. Somiglia, diciamo, una profumo, cosa che potremmo mangiare che profumo, a una più, baita. Un po' più invernale. Valeria, come hai scopato questa ricetta? Allora, in realtà questa è un mix di appunto una cucina trentina che a me piace tantissimo, mi piace andare in montagna. Ti piace la montagna. Camminare tanto e poi andare alle baite a mangiare, dove ti servono appunto questo speck con la provola filante, con le patate, il tartufo. Che te lo dica a fare? Esatto. Bello, la montagna, però la montagna mette fame, devo dire. Io per questo ci vado. Perché ci manca. Spolverata di pepe esatto. Nero. Esatto, giusto un po'. E poi il pepe è una spezia, corretto? Sì. È una spezia che fino a qualche anno fa era stata pure un po' demonizzata, se vogliamo, o no, vero? Ah, adesso invece è tornata molto, stiamo riscoprendo molto i benefici. Sì, poi abbinata alla curcuma. Vari, esatto. Anche, diciamo, perché tutte favorisce... Quante le spezie Tutte le specie sono un po' tornate. A un certo punto ho messo tutto da parte, prima la guerra al sale, vabbè, il zucchero che non è una spezia, che te lo dica fare. Esatto. E poi però pure le spezie, invece adesso stiamo adesso riscoprendo ritornano. Di più sì, il sì, peperoncino sì. Che fa benissimo, la curcuma il che curry. Non conoscevamo, esatto. Il curry, il cumino il coriandolo, insomma coriandolo, di tutto e di più. Mamma mia, un po' non... forte però, sì, eh? Sì, un po' forte, non un po' forte. Amante. A me sai che cosa non piace? A me non piace la cannella. La cannella buonissima. Che fa tanto bene, ad esempio i miei genitori la usano tantissimo buonissima. Sulle fragole, a me invece la cannella non mi piace, buonissima, proprio zero. La cannella io la adoro. Tutto a posto il radicchio? Sento... Tutto a posto il radicchio, sì, sta là. Radicchio sta appassendo. Si appassisce. Eccolo qua, il radicchio intanto okay. Sta appassendo da solo. Qui arriva la parte più vuoi più fare difficile. Anche tu l'impasto con me? Ma diciamo, sì, un va, uovo e un uovo? Va. Olè, facciamo, allora. Che dobbiamo fare? Che devo fare? Che devo fare? La fontanella. Allora, la classica fontanella. Esatto, farina, ci andiamo un po' a quanta se ne raccoglie come siamo soliti. Allora, questa è la fontanella che abbiamo, la montagnetta, la fontanella. Dopodiché, Valeria. Siamo un uovo, prendi due forchette per favore, sì. Successo. Sì. Una e due, dobbiamo rompere le uova. Dobbiamo fare la fontanella, quindi facciamo così come fanno gli italiani, no? Ah. Facciamo sì. La fontanella. Ah, giusto, allora quindi si mette così. Esatto. Dopodiché si e va fai al un centro. Buco largo. Ah, bello largo, deve sì, essere. Perché dentro ci dobbiamo mettere l'uovo. Dentro ci va il nostro uovo, eccolo qua. Ok. Va bene, un Valeria? Po' più largo. Un po' più largo. Un po' più largo, vai. Addirittura. Vai. Perfetto. Okay. Adesso io romperei questo qui. Sì. Dai, te lo rompo io. Dai, rompo la forchetta, dai. Vai. Ehi! E lo mettiamo dentro la nostra fontana. Dai, l'ho rotto benissimo, guarda, bravo. Sembra il guscio di Calimero. Olè. Adesso? Forchetta alla mano. Cominciamo a rompere il tuorlo e mescolare il tuorlo insieme. All'albume. Esatto. Ecco qua, facciamo un bel pastrocchietto, zac zac. Schiare. Si unisce la farina anche, esatto. No? Esatto, prendiamo con la forchetta la farina. Un po' di farina. Verso l'interno. Esatto, se no ti esplode. La fontanella e diventa un fricantò. Esatto. Andiamo a mescolare con la parte piatta del... Ok, movimento deciso. Esatto, mescola bene, forchetta piatta e andiamo piano piano a
amalgamare. Diciamo che di solito la porzione, come abbiamo detto, è 100 grammi di farina e un uovo. Però ovviamente dipende da quanto è grande l'uovo, dipende dalla tipologia della farina. Quindi in questo caso che tipo di farina abbiamo utilizzato, Valeria? Utilizziamo la zero. La zero, va bene. Però noi andiamo piano piano. C'è questo po' indietro. Vai. Giro. Ok, ci sei? Sì, eccola. Piano piano, ok. Quando vediamo che è difficile mescolare ancora con la forchetta, vuol dire? Puliamo la forchetta e andiamo con le mani. Ok, guarda, io ancora ce la faccio un po'. Vai. Io all'inizio vado solo con i polpastrelli, se no mi sporco tutte le mani. Poi dopo che mettiamo? Tutto il braccio? E dopo andiamo col palmo, col palmo della mano. E poi andiamo con il palmo, ci siamo. Quanta pasta abbiamo fatto in quarantena? Tanta, ma proprio tanta, infinita. Pasta, pasticciotti, panzerotti, pizze, pizzette, di tutto e di più proprio. Esatto. Era un continuo cucinare proprio. Allora guarda, secondo me vado pure io con le mani, Valeria. Sì, che puoi dici? Andare, sì. Allora pulisco bene la forchetta in questo modo. Ecco qua, pulisco bene. Dopodiché vai con i polpastrelli. Vado con i polpastrelli. Esatto, e mischi tutto, vai. Vediamo come verranno i tortellini di Manuel oggi. Esatto. Chissà se vengono meglio i miei o i tuoi, Valeria. Chi può dirlo? Ecco, tu le prepari spesso questa ricetta, Valeria? Preparo spesso la pasta fatta in casa, soprattutto la pasta ripiena, perché mi piace sperimentare i ripieni. I nuovi ripieni. Ho assaggiato, ad esempio, tempo fa dei ravioli molto buoni al salmone. Buoni. Ho assaggiato dei ravioli anche alla carbonara, ripieni di carbonara. Che altro mi è capitato? No, beh, poi i classici, insomma. A me piacciono tanto, che li faccio spesso, gorgonzola e pere. Gorgonzola e pere? Buoni. Ma io in genere sono molto classico, nel senso, a me, come tutti i bambini praticamente, mi piacciono i tortellini, buoni, quelli con la carne. Piselli, panna, piselli e funghi. Ma pure con ragù, pure con ragù. Veramente quando ero piccolo, sai come facevo preparare panna e wurstel? Oggi proprio sarebbe un'offesa, Mamma mia. Sì, facevo sempre così. Un giorno faremo le ricette dei bambini. Sì, magari un po' più sane. Esatto. Che insomma, i wurstel, come dire, Sì, no, non adesso sono non mangio proprio più, chiaramente. No, adesso mi piacciono i tortellini con ragù, con la panna, però solitamente... In brodo anche, che in a me brodo, da piccola non piacevano, adesso invece li ho rivalutati, con un buon brodo, quando è inverno. Sì, sì. Mi piacciono pure freddi, avanzati, riscaldati, insomma. Allora, ci siamo quasi qui. Diciamo che il bello della pasta è che noi praticamente bruciamo le calorie. Però pensate, molto che poi andremo ad assumere, però mi piace molto questa sensazione quando si impasta, di questa morbidezza che si ha tra le mani, questa pasta che piano piano cresce. Crei proprio qualcosa da... Dal nulla, proprio, degli ingredienti che stanno lì, tutti separati, ognuno per conto suo, poi invece noi li mettiamo insieme e viene fuori poi qualcosa che comunque condividiamo con la nostra famiglia, con i nostri amici. Questa è una cosa che mi piace molto, questo aspetto della cucina. Esatto. Lo trovo molto dolce, nel senso quando capita, ecco, magari al lavoro, o anche tra amici, che qualcuno porta qualcosa che ha preparato, lo trovo un gesto molto bello. Sì, diciamo che quando cucini devi essere anche generoso. Sì, perché la maggior parte delle volte cucini per gli altri. È vero. Quindi... No? Si cucina sempre pensando a qualcuno, altrimenti stai solo preparando da mangiare. Esattamente. Abbiamo il radicchio che si è appassito. Esattamente. Ha cambiato colore. Da viola esatto, è diventato marroncino. È diventato brown. Esatto. Bello, appassito. Io intanto qua c'ho il mio panetto, quello di Valeria è più bello. Poi andremo ad aggiungere la provola, proprio alla fine. La provola. Esatto, per dare cremosità. Quindi loro stanno qui. Senti Valeria, che mi dici qua del sto paninetto? Fammi vedere, controlliamo. Com'è un po' rotto? Allora, sì, diciamo che la come è sbagliato? Devi piegare l'impasto in questo modo. Sì. Ok, adesso con il palmo rotoli, ok, in avanti. Premi, esatto, e poi giri. Così, in continuazione. Piego, quindi rotolo, giro. Piego. Ma c'è un modo rotolo, per dire questa giro cosa? Non lo so. Non so, non credo. Impastare. L'importante è che lo fai, diciamo, sempre nello stesso verso. Senti. Okay. Com'è che si chiama invece quella pasta? Quella pasta che fanno, dai, dalle tue parti, dalle nostre parti. Gli gnocchetti? No, Valeria, che dico che ricorda proprio l'impasto, dai, su. I brascarelli? No, Valeria, dai, quell'altra. Il nazicaburo?
quello. Ce ne vengono discorso vero? Quella lì, perché questo è un tipo di pasta. Esatto. Che poi, in realtà, io sto vedendo un po', conoscendo diverse ricette da nord a sud, che in realtà questi gnocchetti, questa pasta acqua e farina, questa pasta fatta in casa, la facciamo un po' tutti. Sì, il bello è che poi ognuno gli dà un nome diverso. Esatto. Oppure un condimento diverso. Esatto. Ad esempio, noi li chiamiamo appunto gnocchetti. E vanno conditi esclusivamente con pomodoro e sì, si fa basilico. un sughetto semplice. Esatto, sì. Sugo finto anche. Esatto, detto. Poi invece qualcuno li chiama strozzapreti, qualcuno li chiama pisci. Esatto, sì, sì. Vero? Sì, sì, sì. Però sempre quelli alla fine sono. L'abbiamo anche fatti noi. L'abbiamo fatti, come no? Abbiamo mangiato. Però in quell'occasione mano li faceva a distanza, quindi noi non potevamo controllare. Adesso invece controlliamo. Che dici? Dai, so più. Va bene, ci siamo. Ok, allora l'impasto può riposare 5 secondi. Ok, lo dobbiamo mettere a riposare? Lo possiamo lasciare qui, diciamo. Allora, abbastanza facciamo caldo, così, mettiamolo da parte, riassumiamo un po' quello che abbiamo fatto. Allora, esatto. Metto l'impasto qui. Vai Valeria, adesso ci siamo occupati quindi noi della pasta. Esatto, abbiamo fatto la pasta che adesso riposa un 5 minuti, perché se andassimo a lavorarla subito, che succede? Esatto, sarebbe troppo elastica, quindi sarebbe molto difficile farlo. Quindi benissimo. L'importante è che riposa un pochino. Quindi la lasciamo così, non deve essere coperta, niente? Sì, poi possiamo metterla un canovaccio okay. Oppure se c'è l'aria condizionata è meglio mettere una ciotola. Una ciotola che va proprio, esatto, insomma, a coprire, più ermetica. Non far entrare l'aria. Benissimo. E quindi la pasta, insomma, riposa un po'. Poi abbiamo fatto appassire il radicchio, ricordiamo, solamente con un po' d'olio. Qui dentro abbiamo le patate, lo speck, l'uovo. Adesso patate bollite, belle schiacciate. Abbiamo messo lo speck. Mettiamo un cucchiaio di parmigiano. Vuoi esatto. cucchiaio, Valeria? Così ho dei cucchiaini. Ok, un cucchiaio. Abbiamo messo anche un po' di pepe a chi piace, altrimenti lo possiamo mettere. Un pizzico di pepe, insomma, non guasta mai, no? Esatto. Quel sapore in più. Il sale non lo metto perché c'è lo speck. Perché c'è lo speck che è già bello saporito. Esatto. Altrimenti dopo si va a fare una cozzaglia di sapore. Bello la cucina è pure questo, che si vanno a rispettare tutti gli equilibri, perché spesso poi si rischia di andare a coprire. Esatto. Quante volte magari, che poi lì c'è pure tutto un discorso, chi utilizza troppo peperoncino ad esempio è per coprire magari qualcosa che qualche magagna. Così come chi usa magari la besciamella, io dico sempre quando quando prendiamo magari una lasagna con tanta besciamella, vuol dire che tendenzialmente si vuole coprire qualcosa che non è proprio buono di sapore, non è proprio fresco. E noi invece non vogliamo coprire niente. Perché non abbiamo nulla da coprire, nulla da temere. Facciamo così, Valeria, quindi abbiamo preparato più o meno tutto. Esatto. Io direi intanto che i nostri belli panetti qua se ne stanno a riposare. Noi ci fermiamo qualche minutino. Esatto. Ecco, voi non cambiate canale, restate con noi. Dopodiché torniamo subito perché abbiamo qua dei tortellini da finire. A tra poco. Di nuovo bentornati in diretta, eccoci qui, vi abbiamo lasciato qualche minuto fa con dei tortellini a metà, in preparazione, abbiamo preparato intanto il nostro panetto di pasta che sta qui, che ha riposato, adesso andiamo proprio alla parte formante, esatto. Così la possiamo chiamare, Valeria, a stendere la pasta, allora esatto. Qual è la prima cosa che facciamo per andare a stendere la pasta? Allora, io dividerei il panetto in due, possiamo farlo sul tagliere, vai, fallo tu così. Ok, il taglio quindi, il nostro bel panetto, esattamente esatto. Così a metà, quanti panetti abbiamo preparato durante questi ultimi mesi, esatto, non voglio neanche ricordare. Qualsiasi cosa, vai. Allora, uno e due, giusto? Esatto, anche questo. Anche il tuo, sì. Taglio anche il mio, eccolo qua a metà. Già vedo delle differenze, però insomma, vabbè. Va bene, va benissimo. Allora, adesso abbiamo mattarello solo, quindi ce lo dobbiamo litigare, ma io farò veloce. Condividiamo tutto. Valeria, ogni quanto prepari tu la pasta fatta in casa? Diciamo se ho tempo almeno una volta a settimana. Ma tu sei una di quelle che la domenica si sveglia e fa la pasta in casa? No, perché fortunatamente c'è nonna. Famosa nonna Rosa che torna. Esatto. Salutiamo. Ecco, la domenica più da colazione al bar, secondo me, Valeria. Sì, vero? O proprio più da letto. Da letto e Netflix, esatto, secondo me. Esattamente, letto e Netflix, le puntate che non sono
sono riuscita a vedere il sabato sera. Questo fino alle ore 13:10, dopo le ore 13:10, 2:64 con A Casa in Forma. Esattamente. Un classico. Come no? Allora, vediamo un po' come lo stai stendendo. Dobbiamo fare quindi questa sorta di striscia. Lunga. Bella, stretta, stretta e lunga, la stendiamo bene. E quindi con una mano io di solito tengo l'impasto perché come vediamo è molto elastico. Quindi se noi facciamo solamente questo, l'impasto torna indietro e ci mettiamo il doppio del tempo. Quindi ok, lo dobbiamo tirare. Quindi da una parte lo teniamo elastico. E poi da una parte, quindi con una mano lo blocchiamo, esatto. Con l'altra invece con l'aiuto del mattarello lo stendiamo. Io intanto mi sono permesso Valeria anche di mettere l'acqua sul fuoco, perché poi chiaramente questa pasta andrà cotta e la dobbiamo mangiare, esatto. Ma e la dobbiamo mangiare perché ora qua è ora di pranzo, o no? Esatto, io pure ho fame, ecco. Ok, ci siamo. Il primo è fatto, vado? Vai. Posso? Vado Vai. Con questo? Io intanto parto con i tortellini. Veloce, veloce. Ah, allora tu detto guardami che con una... la coda dell'occhio. Sì, allora con una tiro, con quell'altra stendo, esatto, giusto? Sì, poi più o meno. Ok, se si attacca vai con la farina. Se si attacca vai con la farina. Possiamo fare un po' di farina. Aspetta la luce. L'hai spenta tu, Valeria. L'ho spenta io? Sì, ah, sì. Okay. Dai. Ole, okay, abbiamo anche altri faretti, forse se fai pure l'altro interruttore, prova un po'. Tutte e due. Sto spargendo, brava. In questa cucina nera sto spargendo di tutte farina e di ovunque. Più. Ecco. Ok, allora. Oggi mi rimetto a posto. Facciamo vedere due. Ci vuole un'ora e mezza. Due modi per fare i tortellini. Il primo è il classico. Ma allora fai un collegamento a Skype. Esatto, almeno non dovevi mettere a posto. Che io non sporcavo, non ingrassavo. Ma doveva mettere a posto la porazia. La porazia, che salutiamo. Perché esatto. Durante la pandemia con Valeria abbiamo fatto tantissime ricette, voi ormai lo sapete, in collegamento Skype, perché chiaramente non ci potevamo vedere. E le abbiamo fatte con l'aiuto della cucina in prestito della zia di Valeria, che salutiamo in questo caso, esatto. Che si chiama, ricordami? Si chiama Annalisa. Ciao zia Annalisa. Ok. Oggi siamo qua a sporcare la mia cucina. Mi sa che era contenta, secondo me. Dice, meno male che sto finite, va. Allora, senti, io che dici qua, Valè? Ci siamo, io lo farei un po' più largo. Un po' più largo, esatto. Perché sennò il tortellino viene troppo stretto. Esatto. Ecco qua, guardate, esatto. Guardate, qui. Signori. Io devo organizzare un evento a casa mia, qualcosa qua adesso. Esatto, inviti tutti gli amici a fare... Invita niente, non parlo in me. Allora, io sto facendo il tortellino. Poi abbiamo... quando inviti chi mangia una cosa, chi mangia un'altra. Esatto, è sempre uno, c'hai quello vegano, quello c'hai quello mangia. Vegano, c'hai quello fruttariano. Quello celiaco, poverini. Ti ricordi quella scena del film Notting Hills che c'è lei che è vegana, sì. Che è fruttariana e fa, ah, quindi fammi capire. No, noi crediamo che tutto abbia un'anima, sì. E mangiamo solo le cose che bello, cadono Notting dall'albero. Hill. E poi c'è quel piatto di carote, fa, quindi quelle carote sono state ammazzate. Esatto, ecco, sì. Più o meno così. Torniamo alla nostra ricetta. Bellissimo Notting Hill. Torniamo alla nostra ricetta. A me quello che mi frega da chiacchiera. Che allora. Dici? Sì, dai, ci siamo. Ci possiamo. Ok, che devo fare adesso? Essere. Allora, partiamo con dei quadrati. Quindi metti un po' di ripieno in centro. Ok. Io come ho bisogno di un po' d'acqua, quindi mi bagno un Prego. Po' di bagni. Ok. Quindi ripieno. Mettiamo la nostra striscia qua sopra. Dopodiché mettiamo il nostro ripieno che è fatto da patate, speck, parmigiano, uova. Esatto. Ecco. Ok, quindi lo mettiamo su un quadrato. Eccolo qui, vedo che l'hai bagnato intorno. Esatto, perché ci ho messo tanta. Dopodiché farina. Vediamo come si fa la famosa forma tortellino. Esatto. Ma questo è un tortellone, Valeria. Questo è un tortellone. Dio te benedica. Oggi si mangia sul cioè quello è una Ma testa. Ma perché se no ci mettiamo troppo tempo. No, scherzo. Ma boh, un bel tortellone generoso, esatto, questo. Esatto, i tortelloni comunque emiliani, insomma ci siamo sì, nel nord quelli Italia, veri. Esatto. Altro che sti tortellini. Allora, che non si trova niente dentro, esatto. No? Esatto. Giusto, deve essere un tortellino, deve essere... Mica, che sia... Mica che come sia Giovanni Rana. Che sia vero tortellone, ecco. Esatto. Allora, quindi si fa il triangolo. Esatto, un triangolo, tagliamo. Guarda che io ho pure la rotella, Valeria, perché no, magari cucino bene. Poco, però voglio dire, gli accessori ce l'ho tutti, Serve? No. No. Va bene col coltello. Facciamo una cosa che possono fare tutti a casa. Va bene, va bene. Quindi abbiamo il triangolo, dopodiché osserva bene. Quello è per la patate. Sì. Distratto, questo ragazzo Vai. Distratto. Tu la didattica a distanza non l'avresti potuto fare. Niente, non l'avrei fare. Quindi triangolo, premo sì. Qui. Triangolo, no? Chiudo in questo modo. Ecco qua, quindi si prendono i due lembi, si tira su un pochino. Mamma mia che tortellone, Valeria, voilà. Olè. Fantastico. Dai, fammelo fare a me. Allora, quindi, prendo la mia, niente, nemmeno la sua mi presta. Vai. Prendo la mia. Esatto. Senti, lo taglio qui, lo sì, faccio un po' più l'eccesso. Così, sì, che sì, dici? Sì.
Allora, taglio l'eccesso. Ok, poi lo rimpastiamo. Ecco qua, da me. Poi lo rimpastiamo. Okay. Dopodiché prendo con il cucchiaino un bel ripieno generoso, esatto. Così qua al centro. Vai. Ecco, senti, mi devo bagnare le mani. Sì, perché ci abbiamo messo allora, tanta patina. Allora, facciamo così. Prendiamo quella sciotolina, c'è una sciotolina, c'è anche quella lì dietro, così almeno ce l'abbiamo portata di mano. E prepariamo tutto come si deve, no? Vai. Ecco, mi bagno tutti e due i polpastrelli. Esatto. Così, faccio tipo così tutto intorno. Sì, anche più se vuoi. Ecco qua, tutto intorno, faccio come una cornice, Valeria. Bravissimo, una cornice. Ecco qui, di dopodiché acqua. Taglio qua, io uso il coltello al contrario, hai fatto caso? Sì, ti ho fatto caso. Perché mi hanno insegnato tempo fa che quando vai a mangiare la pizza la devi tagliare sì, col coltello al contrario. Sapevo, sì. Vedi, col coltello al contrario, provate è poi vedete. È vero, effettivamente funziona. Chiudo così, Valeria. Chiudi così, a triangolo, esattamente. A triangolino, schiaccio tutto qua bene intorno. Esatto, facciamo insieme, dai. Mm-hmm. Abbiamo un po' di eccesso qui, abbiamo un po' di eccesso, io direi di fare così, esatto. Un pochino, gli eccessi si tolgono, dopodiché... Cioè, gli eccessi si attraggono, erano gli opposti? Gli opposti. Va bene uguale, Valeria. Dai, tu prepara i tortellini. Tu pensi che dopodiché... Aspetta, lo questo facciamo insieme. Allora, esatto, questo va un pochino su? Allora, questo si preme leggermente in questo modo. Sì. Così tira su con gli indici. Sì, sì. Ok, e poi chiudi in questo modo. Voilà, tiè, che robetta. Che ridi? Più o meno, sì, diciamo che... Ho qualche ruga? Così, no così, così. Come hai fatto? Ah, proprio... Uno sopra l'altro. Uno sopra, più abbracciato, ecco. Esatto. Più abbracciato, eccolo Mettilo qua. Là che quelli sono i tuoi. Questi sono i miei. Non li confondiamo per cortesia. No. Tanto la stessa pentola, è una per tutte e due. O no? Allora, adesso facciamo vedere anche in maniera, in maniera molto veloce. Lo faccio vedere con il tuo, tu intanto stendi, vai, tu fai il lavoro strong. Sì. Io faccio vedere la cosa più facile. Allora, diciamo. Valeria, scusa un secondo. Sì, abbiamo la cucina. Fai così, ecco, perfetto, vai. Ok. Allora, devo stendere il secondo mezzo panetto. Esatto. Deve essere sempre in maniera elastica, quindi con una mano mi aiuto, con l'altra tiro. Nel frattempo Valeria è andata avanti. Esatto. Ma io non c'avevo un altro pezzo. Me l'hai rubata? Rubata. Com'è possibile? Adesso facciamo fatta. Ok, facciamo un po' più facile, diciamo, senza dare la forma. Chiudiamo in questo modo una sopra l'altro. Mm-hmm. Ok. Poi premiamo. Sì. E tagliamo a mezzaluna con il bicchiere. Ah, perché questo è, un altro metodo, sì. Abbiamo detto. Togliamo ecco anche qui qua. L'eccesso. La. Ok. Abbiamo una mezzaluna che poi andiamo fammi a vedere, non mi fa perdere. In questo modo. Qua sembra quasi un raviolo. Tira su. E poi chiudo. Quanto elastica sta pasta? Questa è la parte positiva, se è elastica vuol dire che va bene. È proprio elasticizzata, è calibrata proprio. Bravissima, se è elastica vuol dire che hai fatto un bel lavoro. Ho fatto un bel lavoro, ma io non bravo maestra, giustamente. Esatto. Io finisco qui, signori, poi mi rubo il mattarello. Assolutamente sì, assolutamente sì. Guarda. Ok, è ancora un po' un spessa, po' più larga. Vai, sì, è un po' meno spessa qui soprattutto. Ah, qui è spessa. Bisogna imparare qui a cucinare, che... Che perché se no non è che possiamo campare pianti pronti, eh? Esatto, esatto. Insomma, voglio dire. Allora, eccoci qua con sta pasta bella stesa, bella elastica. Qua la allargo un pochino, mi diverto con il mattarello. Direi che ci siamo, eh? Ci siamo? Ma secondo me sì, insomma. Ma io ne ho fatto uno solo, fammi capire. Tu ne hai fatto uno solo, sì, vabbè, mangerai di meno, si vede. Io ne mangio uno. Più tortellini per me. Allora, questo qua, allora guarda, mi sbrigo pure io. Vai, così andiamo poi un io po'. Stendo. Sì. Ecco qua. Togliamo l'eccesso. Vai, ti regalo questo, io vado a stendere la mia parte. Ok. Cambiamo... Olè. Allora, tagliamo un po', ci ho imparato bene. Taglio qua. Datemi Vai. Qui un po' di ripieno. Vai, ripieno leggero, light. E che, ecco. Lo metto qua così al centro. Poi mi bagno i polpastrelli. Faccio una cornicetta. Faccio la cornicetta. Eccoci qui. Dopodiché taglio. Ok. Questa la metto da parte. Faccio il triangolo. Sì. Faccio il triangolo. Vai. Poi... Guardate, qui la tiro su,
così un po'. Sì, premi bene, però vedi che non così? È chiuso, poi ci esce tutto il ripieno. Così. No, devi chiudere. Ah, prima devo chiudere. Esatto, allora devo chiudere tutto intorno. Esatto. E devo togliere pure un po' d'eccesso. Esatto. Chiudo. Qua faccio, accorciamo. Zac. Qua pure accorciamo, se no c'è troppa pasta. Ma pure qua un pezzetto. Tagliamo, tagliamo. Triangolino. Allora, qui lo tiro. Lo tiro su. Ok, sì. E qua. Piano piano. Così, uno di sopra l'altro. Don't try this at home. Ok, guardate. Dai, ci siamo. C'è ancora un po' di lavoro da fare, però sicuramente. Però ci siamo. Una spolveratina di farina sì, sopra. Per così, coprire tutte le magagne. Per coprire un po' le magagne. Tanto si riconoscono questi li ha fatti e chi no. Poi vado avanti, eh? Vai, io intanto stendo qui. Io vado avanti con questa bellissima ricetta. Esatto. Rimetto un po' di... Comunque oggi l'abbiamo fatti patate e speck, però la cosa bella è che si nei ripieni... assolutamente. Esatto, non so, pomodori secchi e... Pomodori secchi, olive e olive anche. Molto carne, buoni, pesce, secchi, a seconda sì, dei gusti. Che arriva insomma piano piano ottobre anche con la zucca. Con la zucca. Buonissimi. Esatto. Perché no? Insomma, ci possiamo sbizzarrire, Valeria. Assolutamente. Allora, vediamo un po' se ho imparato. Triangolino, chiudo bene, altrimenti poi quando andiamo a metterle nell'acqua si... Si aprono. Esatto, e poi ci mangiamo i tortellini vuoti. I tortellini vuoti no. Togliamo un po' di eccessi qua e là. Facciamo bene sto triangolino perché geometria l'abbiamo fatta giustamente al liceo, quindi esatto. Facciamola fruttare, io direi. Sto liceo scientifico. Sì, sicuramente te l'hanno insegnata per fare i tortellini. Che c'hai fatto col liceo scientifico? I tortellini! Sto scherzando. Non ricordo niente, tra l'altro. Io, mamma mia, l'altro giorno una persona mi ha chiesto: ma un asintoto può. No, ma una funzione può intersecare l'asintoto? Io. In che senso? Guarda, io mi ricordo che poi sta matematica pure, no? Che tu dici, vabbè, la matematica è quella. A me piaceva perché la matematica, 1 più 1 fa 2. Esatto. Punto. Due rette parallele in geometria non si incontrano mai. A un certo punto arriva al liceo, professoressa di storia dell'arte, proiezioni ortogonali, due rette parallele hanno un punto in comune all'infinito. Ti crolla praticamente. Io sapevo i miti, sì. Ti crolla un mito. Però vedi, è così. Torniamo invece adesso al nostro tortellino. Esatto. Che è un'altra scienza più o meno esatta. Esatto. Tiro su questo pezzettino. Bravo. Così, qua indietro, giro, vado ad abbracciare. Signori, per pasta fresca e molto altro, mi trovate su Instagram, sì. Manuel Bartolini, consegna a domicilio. Esatto. Su tutta Roma. No. Ci siamo, dai, ci siamo, Manu. Cioè, tortellini, faccio le ricette rivisitate, io, capito? Io proverei a fare quello col bicchiere. Esatto, questa è la mia particolarità. Te la butto lì. Allora, proviamo a fare quello, dici che è più semplice? Sì, infatti allora, adesso... voi basta che me lo dite, se volete i tortellini classici, tradizionali, oppure quelli fatti col bicchiere, ve li faccio. Allora, siccome qua ce l'ho ancora... Vai. Guarda, taglio un pezzetto qua solo, eh. Vai, prego. Questa e poi vado con la... Condividere. Sì, vado a fare a mezzaluna. Esatto. Che mi ricordo manco come si fa, però non fa niente. Però non sei attento, Rivedo la puntata su YouTube. Esatto. Allora, prendo un po' di ripieno qua. Di ripieno. Do, poi vale. Poi pieghi su lui stesso. Così? Esatto. Eh? E poi utilizzi quello mezzo per fare bicchiere. Una mezzaluna, sì. Così? Giusto? Sì, bravo. Togliamo l'eccesso, quanto mi piace dire togliamo l'eccesso. Guardate. Bravo. No, cioè. Poi adesso lo devi chiudere così. Ma, tira su. E se facciamo un ravioletto? Tira su. Ah, così. Ma beh, così e comunque poi... è più semplice. Chiudi. Ma così è più semplice, Valeria? Sì, molto più semplice. Questo ma io ne avevo capito. Vai, scusa, vai. Ne faccio subito un altro allora. Un velo di farina. Ma secondo me tu le fai tutte a mezzaluna, zitta. No, non è vero. Che guarda, m'ha fregato. Guarda. A buciarda. Non è vero. Allora, qua taglio così. Seguitemi. Allora. Guardate, mi ha pure allontanato il ripieno. Sembriamo fratello e sorella che si litigano. Perché sono più bravo io alla fine, secondo me. Tu dici sì? di no? Ma sì, allora la prossima volta io presento e tu presenti. Cucini. Poi aspetta.
Bene. Allora, a metà su se stesso, signori, a metà su se stesso, Manuel Bartolini, food blogger, prendete un bicchiere, mezza luna, così a metà schiacciate, esatto. Togliete l'eccesso, guardate. Ma non dice solo togliete l'eccesso. No, guardate. E poi? Poi andiamo ad schiacciare qui, così. Bravo. Con i polpastrelli. Bravo, ci sei. A mani nude, con le posate di Dio, perché in cucina così si chiamano. Dopodiché tirate un po' su, qua. Pa, bravissimo. Pa. Oh, questo è il tuo metodo, ci no, sei. No, signori, guardate. Ci sei, questo è il cioè, tuo scusate, metodo. Scusate, grazie. A questo punto sono abituata a ricevere un applauso. Antonella. Grazie. E olè. Il tortellino, l'ho fatto, guarda. Molto bellissimo, bravo. Molto bellissimo. Bravissimo. Una spolveratina di farina, allora 3 a 6, Valeria, io sto a... Valeria sta a 7, io sto a 5, perché vai. Io mangio di meno. Ti regalo questo. È chiaro, grazie. Adesso lo lancia. Un po' di ripieno, patate e speck. Siamo l'ora di pranzo, si avvicina. Ok, dopodiché l'andiamo a cuocere. Esatto. No, comunque guardate, signori, veramente l'acqua scherzi bolle. A parte, questo discorso della mezzaluna, provatelo. Come scherzi a parte? Non era a casa perché... in forma. Perché è più facile. Signori, scherzi a parte! Più o meno. Cavolo, mi sei rotto. No, niente, a posto. Schiacciate. Dopodiché qua tirate, niente, oggi non mi viene. Perché? Schiacciate, tirate su, olè, ci siamo, non fate primi piani, grazie, non fate dettagli. Che dici, Valeria? Bellissimo! No, ci siamo, dai. Spolveratina, io direi che ci possiamo anche fermare, Valeria, dai. Vabbè, questi quattro vabbè, lo facciamoli, finiamoli, dai. finiamoli. Meno oggi, pure oggi se possiamo mangiare. Pure esatto. Oggi la giornata ce la siamo guadagnata. Esatto, anche oggi abbiamo rimagnato, dice mio nonno. Bravo. Giusto, questo pure faccio piccolino, vai, che dici? Vada. Ti rubo, qua noi ci passiamo sopra, ci passiamo avanti, sì, ci parliamo sopra. Anche sì, vabbè. Questo lo faccio un po' più piccolo, va? Vai, fai come ti dice il cuore. Nulle. Poi tu fai l'ultimo e ci siamo, eh? E ci siamo. Mezza luna, questo viene piccolino. Questo per i bambini. Esatto, quindi per che te. Non abbiamo, per me, appunto. Schiacciamo bene. Tiriamo su. No, mi piace questo con la mezzaluna, non lo conoscevo. Mi piace, è molto facile, sì. Intuitivo. Ecco. Anziché tutti questi macchingegni oggi che si utilizzano, no? Per fare la pasta. Esatto, cioè abbiamo fatto completamente la pasta fatta a mano. Fatta a mano, signore. Cioè, ma chi me la fa più la pasta fatta a mano? Esatto. Ma dove li trovate? Due, così. Che fanno la pasta fatta a mano. Ci siamo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, siamo scaramantici, no, 17 esatto. Tortellini, l'abbiamo fatti in veramente pochissimo tempo. Esatto. Adesso andiamo a salare la pasta, immagino. Andiamo a salare la pasta, sì, l'acqua. Vai. Allora, salgo io, mi lavo le mani, sì. Velocemente. Vai. Olè. Ok. Quanto sale metto, Valeria? Una bella manciata? Una manciata, sì, esattamente, una manciata va benissimo. Mi asciugo qua le mani. Vai, prego. E metto e ci siamo. E salga. E salgo. Salga. Sale grosso, sì. In realtà è indifferente. Così? Sì. La manciata. Un pugno. Vai. Hai visto che adesso gli chef fanno così? Sì. Il video su YouTube è famosissimo di quello che mette il sale. Così, ecco. Poi, una volta abbiamo salato la pasta, mettiamo dentro, sì, quando bolle tanto. Ti serve qualcosa? No. Come li buttiamo? Così? Sì, così lancio. Vai. Diciamo, senza... Li lanciamo. Esatto. In bocca al lupo, tortellini. Arrivederci. Moriremo. Piano. Ok. Quelli di Valeria stanno andando. Esatto. Prendo pure i miei, ci siamo quasi. Olè. Eccoci qua. Voilà. Secondo vassoio. Ce la fai? Vado io, vado tu. Io. Vada e lei. Uno, e due, e tre, e quattro, e cinque, e sei, e sette. Quindi sette io, 10 Valeria. Sembra giochi senza frontiere. Quanto devono cuocere, Valeria? Allora, quando tornano su, sono pronti, su. Esatto. Ecco. Ah, vediamo, scusa, ti passo davanti, due ti passo minuti indietro. In più perché diciamo volevo che... prendere qualcosa per prenderli. Eccola. Quello va bene, la schiumarola. Un'altra cosa che mi servirebbe, Manu, se ce l'hai, dimmi. È il l'aggeggio per grattare il formaggio. Ma secondo te, Valeria? Non c'hai... Cioè, scusa. C'hai questo, ma non c'hai la bilancia.
Ecco, ma io so quello, so pure, c'è pure un'altra cosa. Allora, io gratto direttamente. Guarda, anche questo so, guarda che chic. Ma è bellissimo, guarda, sembra un omino. Mettiamoli tutti. C'è non lo so, c'ho pure, c'ho questa. No, va benissimo. C'ho un altro coltello, ho una molletta gigante. Per fare cosa? Che ne so, può servire? Per stendere un panno gigante. Gigante. Esatto. Allora, questa è la scamorza. Esatto, grazie. Allora, buonissima. Qual è il segreto per scoprire se la vera scamorza è buona? Per scoprire se la vera scamorza è buona, è assaggiarla. Si taglia, si prende un pezzettino più o meno di queste dimensioni e si assaggia. Ci siamo. Quanto è buona la scamorza. Quanto è buona la scamorza sul pane, col Mamma forno. Mia. Impressionante. Dai. Buona! Grattiamo direttamente qua perché poi andiamo a mettere i tortellini senza ripassarli. Ma no, basta mangiare. Ok. Li mettiamo direttamente qua così si scioglie tanto perché se la mettiamo sul forno, sul fuoco. Buonissima. Buono? Giuro. Questo stasera ci metti. No, l'uovo già c'è. La metti dentro un pirottino di quelli dei muffin. Ci metti sopra un po' di pan grattato. 180 gradi. E ti viene un gâteau di patate con lo speck. Se ci arriva stasera, Valeria. Esatto. Ma stai morendo. Torniamo. Viene un gâteau di patate spettacolare, prova. Ma pure così. Fredda, capito? tipo è crudo però. Finger food. Esatto. Sai, ma de pancia mi viene tra un po'. Se mi do una regolata. Allora, grattiamo quindi la scamorza. I tortellini stanno cuocendo, aspettiamo ancora un po' perché... Tortellini, tutto bene? Rispetto tutto alle fettuccine, che sono giustamente uno strato solo di pasta, quando vengono su sono pronte, invece i ravioli, essendo due strati perché li abbiamo chiusi... Li abbiamo chiusi, devono cuocere un po' di più. Senti, preparo un piatto? Sì, dai, un bel piatto. Premesso che qua uno dovrebbe dare una pulita un attimino, una cosa, però vabbè. No, ma io senti, facciamo così, io direi, copriamo tutto con una tovaglietta. Sì. Chi se ne frega, bene, chi se ne importa. Possiamo anche mettere guarda, un po' a posto, tipo, cioè, una cosa così. La roba, bellissima. Guarda, facciamo qua un po' di ordine. Sì, facciamo finta che spostiamo, siamo ecco. Dopodiché, il piatto, Valeria, lo devo prendere piano, lo devo prendere fondo. Piano, piano. Celeste o viola? È una domanda vera? Che certo, cosa c'è? Di più celeste, viola. Di un cielo. Vuoi viola? Crepi, la verissima. Olè, piatto viola preso. Ci siamo quasi. Questa non cambiate canale, abbiate fiducia. Hai per caso una cucchiarella? Come no? Lo strumento pedagogico per eccellenza. Eccolo qua. Questa è la cucchiarella di Montessori. Basta. Allora, mettiamo quindi il radicchio, eccolo qua, appassito nella scamorza che abbiamo qua grattugiato. Ok. Anche perché la cosa dopo bella... la rimettiamo pure sopra un po', sì, secondo me sì, vero. Perché il radicchio comunque è amaro, mentre la scamorza è un po' dolce, quindi è un po' dolce, combinano... quindi questo connubio, questi opposti che si attraggono, tu me la confermi questa teoria, Valeria, vale pure nella cucina? Assolutamente sì, assolutamente sì. Non è un modo di dire. Allora, io aspetterei ancora 5 secondi. 5 secondi che i nostri tortelli salgono su, dopodiché li buttiamo direttamente in questa ciotola dove, lo ricordiamo, abbiamo messo scamorza affumicata, sì, grattugiata, radicchio che abbiamo appassito in una pentolina con l'olio, sì, esatto. Ecco, mentre chiacchieravamo. Esatto. La pasta sfoglia l'abbiamo preparata noi, con le patate schiacciate, con la farina, con un uovo, la classica montagnetta, abbiamo messo l'uovo dentro, abbiamo amalgamato il tutto, esatto. L'abbiamo stesa con il mattarello, con una mano andavamo avanti, con l'altra la tenevamo per farla bella elastica, abbiamo messo adesso il ripieno, eccolo qui, e sono pronti questi tortelloni giganti. Esatto. Qua. Questo vedi che non l'hai chiuso? Non l'ho chiuso bene. Vedi che esce tutto quanto lo speck. Si apre? Un pochino sì. Ricordiamo che lo speck non lo abbiamo cotto, perché ovviamente Perché non l'abbiamo cotto? Perché bollisce dentro e la si pasta. Cuoce, esatto, nella cottura. Questa pure è un'altra attenzione che dobbiamo avere. Scoliamo il tutto. Chiaramente, signori, è inutile dirlo, e quelli belli venuti bene sono di Valeria, quelli un po' bruttarelli sono di Manu. Ma è la prima volta che faccio i tortellini, però grazie Valeria, mi sono molto divertito. Meno male, li possiamo rifare. Ecco, è una fame, mi è venuta a me, Valeria. Tu non hai idea. Olè, adesso ce li mangiamo. E voglio fare crossfit qua. Oggi ci vai? Oggi, cioè, per forza. Dov'è? Valeria, non lo so io, guarda qua. Ecco. Amalgamiamo bene il tutto, abbiamo detto scamorza e un profumo, signori, per la prima volta lo posso dire pure io. Esatto. Un profumo meraviglioso proprio. Senti che profumo di formaggio. La forchetta sta già qua bella preparata. Ecco qua, meraviglioso, fantastico, brava Valeria, oggi filante. Mi sei piaciuta, che diventa bella filante, vedi come esatto. Si amalgama bene il tutto.
dopodiché quanti ne ce ne possiamo concedere questi, Valeria? Beh, io direi 4-5, non di 4-5 più. 4-5 non di esatto. più. Che ti serve? Che ti serve? La schiumarola. Sta lì dentro. Sì. Ecco. Vai. Olè. Prepariamo. Ok, bello filante. Filantoso. Guardate che casino. Ma la cucina è così. Sì, diciamo che io non sono la classica ma nemmeno chef. Io. No, ma che ci importa, Valeria? Noi siamo così casalerecci, capito? Esattamente. È quello che piace a casa. Il nostro segreto è questo, che noi cuciniamo come uno cucinerebbe a casa. Esatto. Non altrimenti, ci insomma, cose... difficili. Magari ci piacciono le cose buone, ci piace mangiare su. Bene. 1, 2, 3, 4, 5. Olè. Un piatto per me, un piatto per Valeria. Esatto, li mettiamo così a triangolo, sgrattiamo un po'. Un piatto po'. Per il nostro Simone. Vai, che gratta alle riprese un po' di... di scamorza affumicata. Vai, gratta. Generosa, generosa. Esatto, vai, io vado con un po' di radicchio. Un po' di radicchio sopra, guardate là. Eccoci qui, e io direi che ci siamo. Abbiamo fatto tipo, guarda, un alberello di Natale, sembra. Esatto, sì, eh? Diciamo che pure... Olè, signori, natalizia. Il piatto di oggi è servito. Ravioli con radicchio speck. Patate, patate e provola. E provola, che dire? Se state voilà. a dieta non lo fate. Voto 10 e lode, ma il vero voto adesso è beh. Perché c'è ancora il voto di Manuela che può ribaltare che o confermare ribaltare. La situazione. Esatto, quindi io direi che tagliamo questo che mi sembra uno che hai fatto tu. Vai, potrebbe essere. Perché potrebbe è fatto essere. Bene. Oddio, guarda qua. Con tutto lo speck dentro. Tutto lo speck. Soffia perché... Buono? Valeria. Bravo anche tu. Grazie, grazie mille. Buonissima. Termina qui questa puntata di A Casa in Forma. Io direi che oggi finalmente posso mangiare anch'io. Se vi è piaciuta questa puntata la potete rivedere anche sul nostro canale YouTube Cusano Italia TV. Intanto però ricordaci dove ti possiamo trovare noi. Allora, abbiamo il mio sito, il mio blog che è sì. cucina-mi, intanto lui certo. mangia. YouTube sempre Cucinami. Poi abbiamo su Facebook Valeria Santivetti e su Instagram Santivetta. Signori, quando volete, se volete, ci vediamo sempre qui, sempre. Valeria, fallo con me sul 2, 6, 4. Buon appetito, Manuel. Grazie. Buono.